Di questi tempi si sente sempre più spesso parlare di intelligenza artificiale, ma è effettivamente qualcosa che si può realizzare anche dal proprio computer? Beh, la risposta è ovviamente sì, e per questo oggi andremo a vedere come si comportano 6 schede video di generazioni differenti con due applicazioni principali di intelligenza artificiale: Stable Diffusion per la realizzazione di immagini e Topaz AI per l'upscaling di video. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con queste 6 schede video per un video un po' diverso dal solito, perché andremo a testare queste schede non nei giochi o in diverse applicazioni di produttività come siamo abituati di solito a vedere nei video di questo canale, bensì ci soffermeremo su un ambito, quello dell'intelligenza artificiale, che di questi tempi, se siete un po' dentro il mondo tech, ecco, non si sente parlare d'altro, e andremo a scoprire se possiamo effettivamente realizzare qualcosa con i nostri computer, con le schede video che abbiamo all'interno dei nostri computer, con appunto dei software che ci possono servire per diversi scopi, sfruttando proprio i modelli di intelligenza artificiale. Prima di continuare col video, però, vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale. Detto questo, vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto l'usato. Ovviamente si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Passano sempre delle belle offerte, quindi mi raccomando, iscrivetevi perché fate un favore a voi e al vostro portafoglio. E infine vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok, così da trovare anche i video short in versione integrale che su YouTube invece vengono tagliati a 60 secondi. E ora direi di riprendere un po' con l'introduzione a questi test. Partendo con un'introduzione ai test che andremo a vedere fra pochissimo, devo essere sincero con voi, la realizzazione di questo video non è stata semplice, non tanto più per le riprese oppure per il fatto di eseguire questi test che fossero particolarmente complicati, ma per il fatto che al momento attuale, anche se sembra un controsenso, ci sono veramente pochissime applicazioni che possiamo far girare in locale sui nostri computer, perché la maggior parte, anche quelle più famose, magari che vediamo, la modificazione di video, la creazione di voci con intelligenza artificiale e tantissimi altri ambiti di utilizzo, in realtà sono tutte applicazioni che non girano sui nostri computer, bensì girano su server dedicati delle aziende di sviluppo che hanno realizzato queste IA. E per questo motivo, ecco, mi sembrava un po' inutile andare a testare qualcosa che effettivamente non veniva fatto girare sul computer. Per questo motivo, i test che andremo a vedere sono limitati a due applicazioni principali: una che è Stable Diffusion, che sì, è la generazione di immagini, non solo, con quello si possono anche realizzare dei video, però ecco, quello è tutto un altro universo e non sono riuscito in questo tempo per la realizzazione di questo video ad approfondire abbastanza da poter portare dei test approfonditi. Però ecco, si può già fare moltissimo con tutto quello che è l'intorno di Stable Diffusion, in particolare la generazione di immagini, e andremo a testare ovviamente diverse reti neurali che ecco, ci daranno dei risultati diversi in base ovviamente a dei parametri che andremo a vedere fra poco. L'altra applicazione è Topaz AI, che è una delle poche che viene fatta girare in locale e riguarda invece l'upscaling di video. In questo caso abbiamo utilizzato un video in Full HD a 30 fps, l'abbiamo upscalato in 4K a 60 fps, una clip da praticamente 15 secondi. Ho utilizzato sempre la stessa, ovviamente, per mantenere, ecco, la veridicità dei test anche sulle schede successive che andremo a vedere oggi. Per quanto riguarda invece le schede video che andremo a testare oggi, beh, queste ne vediamo due qui davanti e sono tutte schede che avevo in casa e che ho reputato interessanti andare a provare su questi benchmark, insomma su queste applicazioni effettivamente di intelligenza artificiale. Sono tutte schede Nvidia, questo per un motivo abbastanza semplice: a parte il fatto che attualmente non avevo a disposizione, se non chiedendole in prestito a qualche amico, ecco, delle schede Radeon in primis, e in secundis per il fatto che soprattutto Stable Diffusion, per farlo funzionare con delle schede Radeon, io mi ricordo ci ho passato una giornata intera qualche tempo fa e non ci sono riuscito, quindi anche seguendo guide ufficiali, fix delle guide e quant'altro. E quindi ecco, per adesso ho lasciato stare, se no veramente per questo video, ecco, dovevate aspettare un
un mese, non probabilmente una settimana, e quindi oggi andremo a vedere soltanto schede Nvidia, però non solo di ultima generazione ovviamente, ma partiremo da una generazione insomma che ormai ha un po' di anni sulle spalle. Infatti la scheda video più vecchia che andremo a testare oggi è la GTX 1070 del 2016, quindi che ha 8 anni sulle spalle, non ha Tensor Core, quindi ecco è ancora l'architettura Pascal. E come seconda scheda video invece andiamo a testare la RTX 2060, che tra le schede video desktop è quella più scarsa che ha all'interno l'architettura Turing con Tensor Core, RT Core e quant'altro, con tra l'altro 6 GB di VRAM che andremo a vedere iniziano a essere un po' strettini se vogliamo fare questo genere di lavori. Come terza scheda abbiamo testato la RTX 3060 da 12 GB su architettura Ampere, e come quarta scheda video abbiamo la RTX 4070 che mi ha prestato il mio amico Martino per la realizzazione di questo video. Come quinta GPU invece abbiamo la mia RTX 3090 EVGA for the win 3 Ultra, e come ultima scheda video ovviamente non potevamo non scegliere la regina attuale delle GPU, cioè la RTX 4090, e per quello ecco devo ringraziare il mio amico Lorenzo che mi ha prestato questa scheda, ecco, per la realizzazione di un po' di video che andremo a vedere qui sul canale. Come test effettivi andremo a vedere 4 test di Stable Diffusion e uno soltanto, come vi ho già detto, di Topaz AI, in quel caso ecco l'upscaling di un video da 1080p 30 fps fino al 4K a 60 fps. Per Stable Diffusion abbiamo 2 test sulla rete neurale Realistic Vision versione 6, che si basa su Stable Diffusion base, quindi con generazione di immagini a 512 pixel per 768 al massimo, ecco, non è ottimizzata per realizzare immagini tanto più grandi. E il secondo benchmark, sempre con questa rete, viene eseguito con realizzando un'immagine ma poi upscalandola internamente. Questa è una cosa che andremo a vedere, consuma tantissima VRAM. Il terzo e il quarto test invece riguardano l'utilizzo di una rete sempre di Stable Diffusion, ma è DreamShaper XL Turbo, che è una rete molto avanzata che sfrutta l'utilizzo di Stable Diffusion XL e utilizza parecchio la memoria video perché va a realizzare immagini di base a una risoluzione molto alta, che è il doppio sostanzialmente di quella di Stable Diffusion classico. E il quarto test, sempre legato a questa rete neurale, implica l'upscaling di un'immagine, sempre ecco un upscaling 2x, sempre di un'immagine con una risoluzione che è già in partenza molto alta. E ecco, quel benchmark lì devo dire che in termini di VRAM ammazza tutte le schede, anche la 4090 e probabilmente ammazzerà anche la 5090, ma poi lo vedremo magari più avanti. Passando velocemente alla piattaforma di test, in questo caso ho utilizzato il mio PC principale, composto da CPU AMD Ryzen 7 7700, overclockato a 5,3 GHz, come scheda madre la ASRock X670 Extreme Steel Legend, come RAM 32 GB DDR5 6400 400 MHz CL32, come dissipatore l'Endorphin Avis F360A RGB e come alimentatore sempre l'Endorphin il Supremo FM5 Gold da 1000 W. In particolare per quanto riguarda la RTX 4090 non l'ho testata con il suo cavo adattatore che viene incluso nella confezione, composto da 4 cavi 8 pin che vengono adattati al singolo 16 pin da poi connettere alla scheda, il che rende insomma tutta sta piovra di cavi un pochino poco estetica, bensì ho utilizzato un nuovo cavo adattatore realizzato da Endorphi apposta per chi ha un'unità di alimentazione Supremo FM5 Gold. Perché ecco, questo cavo va a utilizzare 2 connettori 8 pin da collegare all'alimentatore e li trasforma in un singolo 16 pin poi da connettere alla scheda. Il tutto è veramente di altissima qualità perché anche utilizzando la scheda al 100%, quindi consumando anche 400 watt, il cavo anche dopo diverso tempo di utilizzo non si va a scaldare per niente e il tutto ecco rimane bello solido alla scheda, e alla fine anche come risultato estetico è davvero qualcosa di eccezionale. Quindi ecco, se avete un alimentatore del genere e avete un RTX 4000 partendo dalla 4070 Super in poi, o magari avete anche un RTX 5000 se guardate questo video quando saranno uscite e se avranno questo tipo di connettori, secondo me è davvero un best buy perché risolve tantissimo problemi di cable management all'interno dei vostri computer e rende il tutto veramente molto più carino. Dovrebbe costare sui 13-14 euro come prezzo,
e magari ecco lo trovate qua sotto linkato in descrizione. Quindi direi che ho parlato anche abbastanza e ora direi di concentrarci sui test e anche vedere un po' le immagini che abbiamo realizzato durante il corso di questo video per poi passare alle considerazioni finali. Partiamo col primo benchmark di Stable Diffusion con la rete Realistic Vision. Vedete qua il prompt positivo, negativo e i vari parametri che abbiamo impostato mantenendoli ovviamente invariati per tutti i test. E questo ecco è il risultato delle immagini, ovviamente non a risoluzione elevatissima. Qui ora abbiamo il grafico dove possiamo confrontare tutte le varie schede. Vediamo ovviamente la 4090 ben al di sopra di tutte quante e ecco come misura abbiamo le iterazioni al secondo. La 3090 è abbastanza sotto, molto vicina alla 4070, cosa che non ritroviamo invece nei giochi, mentre 3060, 2060 e 1070 si difendono abbastanza bene, anche con la 1070 alla fine è possibile utilizzarlo. Se invece andiamo poi a fare l'upscaling di un'immagine come queste, applicando ecco un IRESFX con il suo metodo di upscaling e quant'altro, quindi otteniamo un'immagine come quella che avete appena visto, a risoluzione 1024x1536, ecco questa è una cosa che pesa molto di più, per esempio su schede come la 1070 che non hanno tensor core dedicati, vediamo ecco punteggi molto bassini, mentre più o meno il resto della lineup si divide come abbiamo visto poco fa, insomma, nel precedente benchmark, quindi 4090 sul top che distacca in questo caso in realtà anche di parecchio la 3090 e 4070 subito poco sotto. Passiamo ora ai test sulla rete DreamShaper XL, possiamo vedere prompt positivo, negativo e tutti i parametri che abbiamo impostato per realizzare queste immagini che stiamo vedendo ora. Devo dire niente male, questa rete fa veramente miracoli, ma ovviamente tutto questo ha un costo in termini computazionali. Vediamo infatti che le iterazioni al secondo sono molto più basse, ma più o meno ritroviamo quello che è il trend che abbiamo già visto negli altri grafici, ovviamente 4090 sul top, in questo caso doppia la 3090 in termini di prestazioni. La 3090 è poco al di sopra della 4070, che è più o meno il doppio della 3060, mentre 2060 e 1070 sono molto al di sotto. Questo soprattutto per la 1070, ecco, richiede parecchia VRAM. E ora il test definitivo, in questo caso l'upscaling con l'IRESFX, vediamo un'immagine di qualità veramente elevatissima, ma questo, vi ho già detto, ecco, è il benchmark che distrugge letteralmente la VRAM delle GPU. E in questo caso, ecco, la 4090 ha un numero decente, secondo me, di iterazioni al secondo. Alla fine l'immagine la fa abbastanza velocemente anche la 3090 e anche la 4070, ma le schede che sono veramente in difficoltà in questo caso sono la 1070 e la 2060, poiché per realizzare questa immagine già è tanto che non sia crashato il programma, ma ecco ci mettono veramente tantissimo tempo. Però questi ecco erano i benchmark di Stable Diffusion. Se passiamo a Topaz AI, abbiamo un video che va upscalato dal Full HD a 30 fps fino in 4K a 60 fps, e ora il grafico con le prestazioni in questo caso misurate in secondi, quindi meno è meglio. Abbiamo la 4090 che stranamente, per qualche strano motivo, è al di sopra della 4070 in termini di secondi. Questa cosa non è proprio il massimo. Ho rifatto i test diverse volte, probabilmente dovuto al programma che non va a sfruttare completamente le schede. Ho visto anche che c'era un bell'utilizzo sulla CPU, che vi ho già detto essere sempre uguale per tutti i vari test che abbiamo visto oggi. Però vi dico, magari anche la versione gratuita del programma che non lavora al meglio. Ma ecco, abbiamo visto un trend diverso per 3060 e 2060. Mentre per dire, ecco, la 1070 non l'ho inclusa nel grafico, perché se no avrebbe sballato tutto, visto che ci metteva per upscalare una clip da 14 secondi come quella in questione un'ora e mezza, quindi in quel caso ecco è completamente inutilizzabile. Però tutte le altre bene o male sì, e lo vediamo ecco in questi grafici. E rieccoci qui ragazzi, dopo aver visto nello specifico questi test di intelligenza artificiale. Che dire, secondo me i risultati parlano abbastanza chiaro e abbiamo scoperto due cose principalmente, che è un po' come scoprire l'acqua calda, però abbiamo visto una cosa in primis, che è più VRAM hanno queste schede, meglio riusciranno a gestire questi test, insomma la realizzazione di queste immagini, in particolare se andiamo a fare upscaling, come abbiamo visto nei benchmark di questo video, veramente quella è un qualcosa che va
a pesare tantissimo sulla memoria, a tal punto che anche la 4090 e la 3090 arrivavano in alcuni casi a essere saturate come VRAM e il programma doveva andare a prendere memoria dalla RAM di sistema. Quindi però se anche le schede video con più VRAM e più potenti hanno dei momenti in cui potrebbero andare in crisi, che schede video possiamo scegliere per realizzare tutti i nostri progetti di intelligenza artificiale? Secondo me dobbiamo tenere a freno, tra virgolette, un po' quelle che sono le nostre aspettative, perché effettivamente il test che abbiamo visto, soprattutto quello di DreamShaper XL con upscaling, è qualcosa di abbastanza irrealistico, nel senso che andremo a fare un upscaling di un'immagine già così ad alta risoluzione solo se veramente vogliamo realizzare un capolavoro assoluto, perché possiamo fare benissimo le immagini a una risoluzione più bassa e quando siamo sicuri di aver impostato tutti i parametri correttamente e quant'altro, allora sì, andiamo a fare un upscaling che ci andrà a consumare magari tutta la VRAM e anche la RAM di sistema, però alla fine, magari aspettando un pochino di più, uscirà un risultato notevole. Per il resto, alla fine vi dico, possiamo utilizzare benissimo queste schede anche se non hanno il quantitativo massimo di VRAM disponibile. L'altra cosa per cui questa VRAM serve non è sicuramente l'upscaling, ed è una cosa che oggi non abbiamo visto per il fatto che risulta essere veramente molto complessa sia da studiare che anche da applicare, che è quella del training di un'intelligenza artificiale, cioè l'allenamento di un modello di intelligenza artificiale. In quel caso sì, la quantità di VRAM è qualcosa di strettamente necessario e infatti lo vediamo sulle schede video di punta di Nvidia per il mercato server e data center, che ecco raggiunge già gli 80 giga e passa di memoria, e questo proprio perché ecco queste applicazioni vanno benissimo proprio su schede video che hanno questo quantitativo enorme di VRAM. E anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Io come sempre spero che vi sia piaciuto e che in questo caso vi sia interessato l'argomento, perché vi dico, purtroppo online anche da canali esteri ho trovato veramente pochissimo a riguardo. Un po' è dovuto anche al fatto che, come vi ho già detto all'inizio di questo video, ci sono veramente pochissime applicazioni che possiamo utilizzare in locale. La maggior parte purtroppo è relegata all'utilizzo online tramite servizi, abbonamenti che costano anche fior di quattrini, e quindi per questo motivo magari troviamo pochi contenuti. Però ho reputato interessante portare comunque questo genere di argomenti perché reputo, ecco, il mondo dell'intelligenza artificiale generativa non solo qualcosa di affascinante e di cui sicuramente nei prossimi anni vedremo uno sviluppo molto consistente. Detto questo, io non posso far altro che consigliarvi due video che se non avete visto vi invito a guardare. Il primo è quello che ho realizzato sulla RTX 4070 Super, scheda che oggi non abbiamo visto, ma nel video dedicato abbiamo testato, ecco, in vari giochi e applicazioni di produttività. Mentre il secondo video che vi consiglio è quello che riguarda la realizzazione del mio PC da acquisizione video e streaming che abbiamo visto qualche mese fa. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!